Passo la parola adesso a Raffaella Di Marzio. Prima ho dimenticato di presentare il suo libro Nuovi movimenti religiosi, una sfida educativa. Quindi anche qui riparliamo di educazione, di formazione, del sapere, di conoscenza, di cui insomma questa mattina si era detto che c'è grande necessità. E Raffaella Di Marzio ci credo darà una panoramica all'interno di questo quadro che abbiamo tracciato adesso con i primi due interventi di che cosa significa invece essere minoranza. Sì, grazie. Intanto i due interventi che mi hanno preceduto introducono perfettamente quanto vado dicendo nella mia relazione, dove mi chiederò se le forme religiose diverse e atipiche sono minacce o sono risorse per la nostra società. Le immagini che vedete in questa slide sono di quattro minoranze religiose o spirituali presenti sul nostro territorio, e partendo da sinistra la grande comunità di Damanur in Piemonte, il Tempio degli Hare Krishna vicino Firenze, gli oggetti di culto dell'Istituto Soka Gakkai, Istituto Religioso Buddista, è l'immagine della chiesa di Scientology che è stata qualche anno fa inaugurata a Roma. Perché ho scelto queste quattro immagini? Perché un po' rappresentano alcuni gruppi, alcune minoranze che spesso vengono anche etichettate in un certo modo, utilizzando la terminologia di cui parleremo. Sono movimenti e gruppi completamente diversi l'uno dall'altro. Basta pensare ai numeri. Damanur ha un migliaio di aderenti, di cui 600 residenti nella comunità e altri 400 nel territorio. L'Istituto Soka Gakkai oramai in Italia raggiunge 85.000 membri. La Chiesa di Scientology, per la quale è un po' difficile, diciamo così, dare delle cifre, ma l'Enciclopedia delle Religioni in Italia, che è curata dal Centro Studi sulle Nuove Religioni di Torino, che ha elaborato questi dati, dice che probabilmente siamo intorno ai 10.000 membri, anche se questa cifra non è, non tutti sono d'accordo su questa cifra. Il movimento Hare Krishna in realtà è un movimento che, pur avendo un numero molto basso di monaci, quindi diciamo siamo intorno a 150-200 monaci, in realtà però come movimento, da quando esiste in Italia, ha influito moltissimo sulla trasformazione delle convinzioni religiose di una parte della popolazione per tutto ciò che riguarda l'introduzione della tradizione dell'induismo nel nostro paese e soprattutto la dottrina della reincarnazione. Quindi abbiamo comunque un influsso di tipo culturale. Tutti e quattro questi movimenti si sviluppano, nascono e iniziano il loro percorso qui in Italia negli anni Ottanta. E così avviene per moltissimi altri gruppi. Ora, se andiamo alla successiva, qui vedete che il CESNUR diciamo, ha fatto una statistica che è questa relativa al 2017. I cittadini italiani che aderiscono a minoranze religiose, quindi diverse da quella cattolica, sono circa il 3,5%. Ma se andiamo a contare tutti i residenti sul territorio, quindi non solo i cittadini italiani, la percentuale sale al 9,7%. I gruppi censiti sono oggi, nel 2017, 866. Nel 2000, quando abbiamo iniziato questo lavoro, erano 650. Ora, di che cosa parliamo? Parliamo di quelli che gli studiosi definiscono nuovi movimenti religiosi. Allora, i nuovi movimenti religiosi, se noi escludiamo il mondo protestante pentecostale e il mondo fondamentalista indipendente, raccolgono meno dell'1% degli italiani. Di questo 1%, diciamo, tra questi noi contiamo, per esempio, i quattro movimenti di cui vi ho accennato prima. Grazie, possiamo, ecco. Allora, qui entriamo subito nel problema terminologico che dicevo prima, nel senso che una parte di questi movimenti spirituali molto diversi, alternativi rispetto alla nostra cultura cristiano-cattolica, vengono etichettati con questa definizione che
come vedete bene, è un vero e proprio stigma. Questo stigma in realtà è tutta l'operazione sociale, mediatica e politica che mira a diciamo così, identificare questi gruppi che sarebbero pericolosi per la società, è stata studiata sia dalla sociologia della religione che dalla psicologia della religione, in particolare inizialmente negli Stati Uniti, dove il fenomeno si manifestò in maniera abbastanza preoccupante negli anni 70-80, quando ci fu lì veramente un'esplosione di conversioni, soprattutto di giovani e giovanissimi, a movimenti religiosi alternativi, e ci si pose il problema della eventuale pericolosità, ma in realtà non stiamo parlando di ciò che diceva la relatrice precedente, cioè di gruppi che compiono reati o che si pongono al di fuori della, diciamo così, dell'ambito giuridico, o diciamo che fanno qualcosa che va contro la legge dello Stato. La pericolosità lì era vista in una maniera un po' diversa, cioè molte famiglie vedevano i propri figli cambiare completamente atteggiamento, modo di vestire, di mangiare, credenze, lasciavano il lavoro, lasciavano la famiglia e andavano in questi grandi comuni, e questo movimento di famiglie preoccupato per la pericolosità di questi gruppi, che in realtà poi di fatto non era pericoloso, ma era pericoloso per l'identità di quella famiglia, ecco, ha dato origine a, diciamo così, una vera e propria organizzazione sociale che si opponeva a questi gruppi. E questo, tutto questo è stato oggetto di studio da parte della sociologia della religione, lo studio empirico della resistenza ai culti. Empirico perché i sociologi e gli psicologi della religione allora portarono avanti delle ricerche molto interessanti, dalle quali, diciamo così, elaborarono pochi concetti che io adesso enumero semplicemente, ma andrebbero sviscerati, ma non abbiamo tempo. Intanto, gli atteggiamenti quindi di resistenza a questi gruppi minoritari da parte di gruppi antagonisti che operavano nel sistema sociale maggioritario praticamente hanno portato a questa conclusione, che l'antagonismo a questi gruppi è una conseguenza della differenza che esiste in termini di credenze e comportamenti tra questi gruppi minoritari e la cultura dominante. Questa differenza può creare conflitti, e questo conflitto può avere un'intensità maggiore o minore a seconda di quanto sono presenti questi tre fattori. Innanzitutto, il conflitto dipende dal grado di devianza del gruppo rispetto alla società. Secondo elemento è il modo in cui il conflitto viene gestito a livello familiare, innanzitutto, a livello istituzionale, a livello sociale, e arrivo al terzo elemento, a livello mediatico. Perché da queste ricerche è emerso un dato: i media hanno avuto un ruolo determinante nello stabilire se una minoranza religiosa o spirituale era pericolosa o no. Quindi non sono stati i tribunali a stabilire se quella religione era pericolosa, erano i media a stabilirlo, e l'opinione pubblica seguiva questa opinione. Tanto questo si verificò, adesso il fenomeno è molto scemato, si verificò negli Stati Uniti, che gli studiosi parlarono di cultofobia, e alcuni di loro un po' ironicamente dissero che si trattava di una nuova forma di malattia mentale. Tutto questo discorso che io sto facendo, per coloro che conoscono la sociologia di Becker, outsider, e quindi il concetto di devianza, rientra perfettamente nel discorso. Perché? Per Becker che cos'è la devianza? In realtà la devianza non è qualcosa che appartiene a un gruppo o a una persona, ma è un processo in cui chi ha il potere decide, rispetto a chi non ha il potere, che quella persona, quel gruppo è deviante o non è deviante. Quindi per lui, per Becker, è una questione di potere esercitato da uno sull'altro. È chiaro che su questa teoria possiamo fare molti distinguo, possiamo dire molte cose, possiamo dire anche che non siamo d'accordo, però a mio avviso nell'ambito della stigmatizzazione di questo
in questo particolare settore io la vedo abbastanza, diciamo così, attuale. Chi sono per Becker coloro che creano lo stigma? Lui li definisce gli imprenditori morali. Gli imprenditori morali sono quelli che poi si sentono anche, lui sa anche un'altra parola, i crociati morali, che elaborano con l'aiuto dei media, come abbiamo già detto, dei teoremi che praticamente sono indiscutibili. Faccio un esempio. Chi è impegnato a combattere le sette, ovunque sia, elabora questo teorema. In questo posto, in questo paese, c'è un allarme. L'allarme è quello delle sette. Esistono delle sette pericolosissime che manipolano mentalmente i loro seguaci. Sono moltissimi i seguaci che vengono manipolati, quindi la conseguenza è che è necessario approvare sicuramente una nuova legge per contrastare questo fenomeno. Quindi diciamo che, come anche gli studiosi americani hanno potuto verificare anche negli Stati Uniti, come in altri paesi, è nata l'esigenza di una nuova legge che combatta questa manipolazione che le sette farebbero alla mente dei loro seguaci, e ciò è avvenuto non solo negli Stati Uniti, ma in Francia, in Belgio, in Spagna, in Nepal, in Italia. Ci sono state delle proposte per reintrodurre il reato di plagio abolito dalla Corte Costituzionale proprio a causa del pericolo 7. Quindi diciamo che tutto il mondo è paese. L'ultima cosa che volevo dire, il ruolo dei media, che è quello della creazione dei panici morali, ma l'ho già detto, quindi credo che possiamo anche andare oltre. Questa slide riassume quanto ho detto poco fa e vorrei aggiungere che mi è molto interessato ciò che ha detto Paolo Naso poco fa quando ha parlato di potere politico, io qui dico istituzioni, e religioni di maggioranza nei diversi paesi che vanno a braccetto. Noi abbiamo fatto un seminario internazionale sulla situazione della Russia il 26 settembre in Parlamento, dove si è visto come il potere di Putin, il potere politico di Putin, lo Stato, vada letteralmente a braccetto con la Chiesa ortodossa russa, e in questo Stato è stata approvata una legge che ha causato il bando dei testimoni di Geova come estremisti e sta causando il carcere e il bando, la prigionia e la tortura, perché abbiamo avuto una notizia di pochi giorni fa, di persone che aderiscono al movimento Hare Krishna, chiesa di Scientology, pentecostali, testimoni di Geova, non ne parliamo. Quindi una legge approvata dallo Stato, col sostegno forte della Chiesa ortodossa russa, che sta, diciamo così, creando una stigmatizzazione di Stato in quel paese, però anche l'Ungheria e gli altri paesi nominati da Naso non sono da meno. E possiamo proseguire, ecco. E quali sono le conseguenze dello stigma per queste minoranze, per queste persone? Dunque, quello che voi potete leggere, io non lo ripeterò perché quello che è scritto è molto chiaro. Posso soltanto dire che per quanto mi riguarda io ho avuto direttamente esperienza di persone che hanno vissuto tutto questo, perché aderivano a una minoranza, un gruppo strano, con pratiche e dottrine altrettanto strane, in cui nessuno si era macchiato di nessun reato, ma per il fatto stesso di essere stato identificato da una trasmissione televisiva come membro di quel gruppo di cui si diceva che questo padre di famiglia è stato licenziato. Perché un'azienda privata non si può permettere che uno dei suoi, diciamo così, dipendenti finisca in televisione come identificato come membro di una setta. Possiamo procedere così, arriviamo. Ecco, ora qui io semplicemente vorrei citare il presidente della Religious Freedom and Business Foundation, che ha in un suo libro identificato quelle che sono gli elementi negativi delle restrizioni religiose. A questo punto però parliamo proprio dell'economia. Ha fatto alcuni esempi sui paesi a maggioranza islamica, l'Egitto è in generale, l'Egitto, diciamo così, dove lui ha parlato con molti giovani imprenditori egiziani che sono dovuti fuggire dal loro paese per andare in altri paesi, perché nel loro paese non era possibile
creare un'azienda per queste restrizioni. Non parliamo della legge antiblasfemia. Ovunque in realtà l'ostilità a comunità, verso comunità spirituali e religiose, che in realtà, come diremo con la prossima slide, invece possono dare una, possono essere una risorsa sul, sul territorio, tutto questo influisce negativamente sull'economia dei paesi. In questa intervista che il presidente di cui vi parlavo prima ha rilasciato al Vatican Insider, lui ha verificato attraverso anche una ricerca che è stata svolta da due università americane che il legame tra la libertà religiosa e molti dei pilastri che compongono l'indice della competitività globale del World Economic Forum è accertato scientificamente. Inoltre, secondo lui e anche secondo me, con i dovuti distinguo, la religione, proprio per la questione dell'etica e dei valori, può contribuire a ridurre la corruzione. Nel nostro paese e in altri paesi ha risanato e valorizzato interi territori, queste comunità lo hanno fatto, ha aiutato lo sviluppo del terziario e ha dato origine a bellissime iniziative umanitarie. Qui faccio l'esempio dei corridoi umanitari, che tra l'altro credo sia un'iniziativa sia delle minoranze che anche di alcune organizzazioni cattoliche, quindi è una collaborazione. E così via. Quindi, diciamo così, possiamo concludere che le diversità religiose sono una minaccia, una risorsa? Io direi, possono essere entrambe. Per quella che è la mia esperienza, io potrei rispondere che, a mio avviso, sono risorse etiche, spirituali, morali e di valori. Questa è la mia personale opinione. Grazie.